Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torna la rubrica che ormai si è aperta 6 video fa, con giocatori passati con stime di valore di mercato attuali. Questo mercato gonfiato dalla bolla Neymar che potrebbe condizionare veramente tutto il mercato odierno, ma in questo caso ho voluto fare una cosa ancora più difficile, mettermi in difficoltà e prendere giocatori passati e attualizzarli adesso secondo quella che è stata la loro storia passata, e cercare di stimare. Perché lo faccio? Perché tante volte si dice ma quanto varrebbe il giocatore in questo mercato? Ma quanto varrebbe questo o quell'altro? Ve lo dico io, secondo le mie stime personali e in quanto stime non corrispondono al vero, nel senso che, come sempre dico, fino a quando il mercato, cioè domanda e offerta, non si incontrano, di valori di mercato non si può in nessun modo parlarne, ma solo stimarne qualcosa. Detto questo, oggi parliamo di Ronaldinho, brasiliano, classe 1980, che si è appena ritirato adesso a 38 anni. Quindi già abbiamo veramente un giocatore, ex giocatore, di cui si può parlare e capire benissimo quella che è stata la sua carriera. Un breve discorso su Ronaldinho: vince un mondiale nel 2002, nel 2005 diventa pallone d'oro col Barcellona. Al Barcellona ci è arrivato 2 anni prima, nel 2003, dal PSG, comprato per 30 milioni di euro. Quindi per quanto riguarda Ronaldinho, una prima cifra esatta ce l'abbiamo: 30 milioni di euro dal PSG, che non era il PSG di adesso per blasone, dal Barcellona che era in assoluta crescita. E poi vince 2 anni dopo appunto la Champions League, poi tutta la serie Champions League sappiamo benissimo. L'altro punto di riferimento è la cessione di Ronaldinho al Milan nel 2008. Quindi ha 28 anni, un giocatore che adesso, un giocatore di 28 anni, verrebbe venduto praticamente al massimo del potenziale di mercato che può arrivare. Al tempo non fu così, perché Ronaldinho, in quanto brasiliano, come tanti brasiliani, si era già un po' perso. E nel 2008, pur avendo 28 anni, venne ceduto al Milan per soli 21 più 4 di bonus milioni di euro, che è molto poco ed è sicuramente meno di quanto è stato venduto dal PSG al Barcellona, da 30 milioni. In questo, dal 2003 al 2008, ha vinto tutto con il Barcellona, ha vinto anche un pallone d'oro, ma dopo 5 anni si trova a valere molto meno. È un po' una parabola discendente che abbiamo visto in tanti giocatori, penso a Kakà. Tra i giocatori a Ronaldo il fenomeno, giocatori che per problemi dovuti, Ronaldo il fenomeno, problemi fisici, Ronaldinho un po' perché magari amava la bella vita e non era forse professionale al massimo, ha sempre avuto qualche problema di questo tipo qua, di longevità per quanto riguarda la carriera. Il top della carriera di Ronaldinho credo che si possa mettere tra il 99 e il 2006, io mi sono già un po' allargato perché guardando i premi individuali iniziano nel 99 e finiscono nel 2006, però è anche vero che chiaramente si può anche ridurre tutto a 2003-2006 appunto, non di più. Detto questo, queste sono le cifre, i 30 milioni e i 21 più 4. Quei 30 milioni per un giocatore del genere che già aveva fatto vedere qualcosa, quindi era forte, sicuramente adesso in un mercato come questo sarebbero 60-70 milioni. Non altissimo, ma in linea con le cifre stimate che si potrebbero stimare per giocatori emergenti, ma non troppo come magari un De Bruyne che sicuramente avrebbe una valutazione eccessiva. Però neanche proprio come il Barella di turno, ecco, per dire. Quindi quei 30 milioni sicuramente adesso avrà raddoppiato un po' come lo sono tutti i prezzi attuali. Discorso a parte per il Ronaldinho di 2 anni dopo. Ronaldinho nel 2006, dopo aver vinto ovviamente nel 2005 il Pallone d'Oro, in quell'intervallo di tempo io oso di dire una stima, se le parti si fossero confrontate, sappiamo che poi alla fine si sono confrontate 2 anni dopo, nel 2008, ma con cifre ridicole, ecco, quella cifra là sarebbe sicuramente circa, secondo me, 180 milioni di euro. Dico una cifra precisa e non un gap come ho fatto per Zidane l'altra volta, perché secondo me 180 andrebbe benissimo. Tenendo conto che giocatori simili, come ho detto per Zidane, sono Coutinho venduti appunto a 120 più 40, 160. Ronaldinho è meglio di Coutinho, credo alla fine sia abbastanza palese. Ronaldinho era un fenomeno e quindi diciamo che lo mettiamo a 180. Però chiaramente nel 2008, per quanto fosse ancora abbastanza relativamente giovane, era in calando, perché quei 21 più 4 qualcosa vorranno dire. Quindi un giocatore che al Barcellona non era più utile, forse perché magari dava qualche segno di cedimento, al Milan ha giocato bene, ma insomma nulla di stupefacente rispetto a quanto visto al Barcellona. Quindi quei 21 più 4 potrebbero essere quei 40-50 milioni senza grandi e troppe pretese. È un giocatore che poi però Ronaldinho, andato via al Milan, ha finito la carriera in squadre minori e quindi il suo valore era via via scemato. E tutti se lo accaparravano, non pagando ovviamente il cartellino, ma andando in scadenza di contratto, e quindi lo prendevano a parametro zero. Questo perché Ronaldinho ha fatto la bella vita dai 30 anni in poi, da 2010 in poi, diciamo che non si è molto interessato alla sua carriera, al suo rendimento. Avrebbe potuto fare molto meglio, perché è un giocatore brevilineo, con una tecnica pazzesca, che con un po' di impegno, di professionalità, e di impegno dal punto di vista fisico, avrebbe potuto fare una carriera strepitosa, almeno fino ai 32-34 anni. Non l'ha voluta fare.
Si è tirato adesso che ne ha 38, ma ultimamente non sta facendo nulla, purtroppo. Quindi ovviamente ne ha un po' anche inficiato lo stesso valore di mercato col quale è stato poi venduto, perché in effetti per il valore di Ronaldinho, giocatore tra i più forti, sicuramente tra i più forti del Brasile negli ultimi 30 anni, ha avuto complessivamente 30 milioni in Barcellona, 21 più 4, insomma 50-55 milioni di massimo valore di trasferimenti e appunto di capitali, non di più, sono veramente pochi, perché al giorno d'oggi quei 55 milioni vengono veramente utilizzati per giocatori veramente che sono un terzo di Ronaldinho. Non per fare nostalgico, ma Ronaldinho ormai lo conosciamo tutti e sappiamo tutti che valore aveva, soprattutto quando era al Barcellona, dando che si è guadagnato un pallone d'oro, che al tempo il pallone d'oro era veramente un premio ambito e non banale. Adesso ovviamente è da 10 anni che viene spartito tra i due, però al tempo era veramente qualcosa di strabiliante. Bene ragazzi, il video finisce qui. Ci diamo appuntamento per il prossimo video, che sarà il settimo, perché ne abbiamo 10. Il settimo sarà ovviamente su un giocatore che tutti noi amiamo, perché è Pavel Nedved, quindi il nostro ex giocatore e attuale vicepresidente Juventus. Forza di voi come sempre e alla prossima. Ciao. Paura, paura, paura.